Ciao a tutti! Il tema di oggi sarà come funziona la neurografica. Facciamo un esempio. Ad ognuno di noi capita queste situazioni, come che sappiamo bene cosa vogliamo, per cosa ci stiamo sforzando, sappiamo come formulare i nostri desideri, il nostro scopo, pensiamo positivo. Facciamo le nostre pratiche di meditazione, eccetera, eccetera. Però, per qualche ragione, tutto questo non succede. E anche se succede, molto insignificativo. Nel corso della vita, ogni persona accumula esperienze. Le sue esperienze personali, positive o negative, le esperienze dei suoi genitori, il loro modo di pensare, qualche impostazione, il loro successo in qualche ambito della vita o qualche esperienze negative dei genitori. E così si trasmettono di generazione in generazione questi pensieri stereotipati, come esempio, il denaro e il male, o per avere soldi devi lavorare sodo, magari due o tre lavori, eccetera. O un altro esempio. Nel mondo ci sono pochi uomini e per questo bisogna prendere il primo che incontri. E tanti questi esempi li sappiamo tutti noi che ognuno ce l'ha i suoi pensieri stereotipati. Ed in generazione in generazione tutto questo si trasmette. Senza che vogliamo. Si fissano le nostre connessioni neurali e dopodiché tutti questi pensieri negativi influiscono nella nostra vita reale. Adesso diamo un'occhiata come connessioni neurali già esistenti influiscono alla nostra percezione del mondo. Qua sul mio foglio ho disegnato una specie di neuroni. Prima di tutto voglio farvi vedere come i nostri neuroni del cervello umano, come si vedono sotto microscopio. Ecco qua. Un altro esempio. E questi neuroni, ho disegnato anche una specie di neuroni sul foglio. Allora, voglio fare un esempio. Se qualcuno vuole guadagnare una somma di denaro molto grossa, come per esempio 100.000 euro, però nella sua testa ce l'ha già i connessioni neurali stabili, come un esempio, che i soldi si guadagnano con fatica. E questo pensiero sempre c'è nei suoi neuroni, che i soldi si guadagnano con fatica. E tra i neuroni permanente scorre questa scintilla. Questo pensiero che i soldi si guadagnano con fatica. E questa scintilla riflette la vostra esperienza di vita. Ho un altro esempio, che in vostra famiglia sempre c'è la mancanza dei soldi e i genitori guadagnavano sempre poco. E c'è sempre il pensiero come: per avere tanti soldi bisogna nascere in famiglia milionaria.
E questo pensiero sempre c'è nei neuroni. Per avere tanti soldi bisogna nascere in famiglia milionaria. Volete o no, questi pensieri sempre ci sono fissati nel vostro inconscio. Nella vostra esperienza di vita non c'è questa esperienza di coscienza dell'abbondanza, non ci sono state queste esperienze. Possiamo volere, però non crediamo che può capitare perché abbiamo avuto queste sensazioni sensoriali negative, quale sempre già sono messi nei nostri neuroni. Per quello questa connessione neurale è molto stabile, che ho detto prima. Il cervello, ogni connessione neurale prende come un programma d'azione. Finché non si allenta questa connessione, non la interrompiamo e non creiamo una nuova connessione, una nuova immagine. Iniziamo a tracciare un nuovo percorso, allora non accadrà nulla di nuovo. Dobbiamo sapere che solo due momenti influiscono sulla formazione di nuove connessioni: le nostre emozioni, uno, e secondo, le quantità di ripetizioni, quando ripetiamo tante volte. Le nostre emozioni sono quelle che appaiono nella nostra immaginazione, i nostri desideri concentrati. E quando iniziamo a disegnare neurografica e trasformiamo tante nuove linee, trasportiamo tante nuove linee neurali, e inseriamo i loro nuovi significati, come per esempio guadagnare soldi è molto facile. Il momento quando disegniamo questa nuova neurolinea, proprio la pensiamo e la sentiamo che guadagnare soldi è molto facile. E mettiamo una traiettoria nuova. Di nuovi neuroni. Ora un altro esempio. L'universo è generoso e pieno di abbondanza. E pensando, proprio mettiamo questo pensiero che l'universo è molto generoso e pieno abbondanza. Di nuovo appare una nuova connessione neurale, un nuovo percorso. E già tra i neuroni si scorre un'altra scintilla, un programma positivo. E nel momento quando disegniamo, mettiamo nuovi significati, creiamo per loro una traiettoria di neurolinea molto simile a una connessione neurale. Si forma neuroni specchio. Cosa disegniamo sul foglio? Appaiono i nuovi neuroni nel nostro cervello, come ho fatto vedere prima, i nostri neuroni sotto il microscopio, appaiono nuovi
neuroni, nuove connessioni neurali con nuovi programmi. Perché mettiamo qui significati positivi, iniziamo a provare nuove emozioni, perché ci piacciono questi nuovi pensieri, nuove sensazioni. E ci piace questo nuovo scenario. Però, quando iniziamo a entrare, a introdurre il colore dopo, in noi ci sarà una sensazione di gioia, sensazione di ispirazione. Appaiono nuove emozioni positive, che vuol dire nuovi programmi nei nostri neuroni, dove il cervello è pronto per realizzarli. E noi, quando tante volte passiamo con questi neurolini, che vuol dire tante ripetizioni, come ho detto prima, con nuove emozioni, e in questo momento nasce un nuovo programma d'azione. Però cosa succede con con i vecchi programmi, quelli già che si hanno detto prima? Certo che subito da sé non spariscono, però ripetendo i nostri nuovi programmi, il nostro disegno con nuovi pensieri, tramite neurolini, pian piano, quelli vecchi si indeboliscono. E poi spariscono da sé, perché entrano in azione quei nuovi programmi che li abbiamo ripetuto tante volte. Poi osserviamo come per magia, vediamo nella vita reale che si trasformano. No, abbiamo tante trasformazioni belle nella vita reale e i nostri desideri si realizzano. Cari amici, adesso vi saluto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!